Zona industriale, il sindacato e i lavoratori protestano per il mancato reinserimento dei dipendenti della CSI. Al cambio appalto, come altre volte accade e come il sindacato lamenta, non vengono reintegrati lunedì. Per questo motivo un incontro in Confindustria. Oggi siamo nuovamente tornati a fare la manifestazione nella zona industriale dopo diverse tavole che abbiamo avuto sia in Confindustria che non ultimo in prefettura, dove siamo ritornati a farci rispondere da parte dell'azienda che il numero massimo che possono essere assorbiti gira intorno fra 15 e 17 unità. L'ultima riunione fatta in prefettura con il vicario dottore Romano aveva dato un suggerimento all'azienda di avvicinare quanto più possibile ai numeri che il sindacato aveva richiesto, che si parla di circa 30-35 unità come blocco iniziale. Noi abbiamo fatto un ulteriore passaggio avanti, un passo avanti verso l'azienda, convocandola nuovamente in Confindustria per capire se c'erano le condizioni per poter arrivare ad un numero soddisfacente per quindi che dava risposta occupazionale a questi lavoratori, perché come dicevo all'inizio noi abbiamo una vertenza dove un'azienda di 47 unità operava fino a 20 giorni fa a pieno ritmo, perde l'appalto. È impensabile che l'azienda che subentra possa ipotizzare di utilizzare, di fare questi lavori con 15-17 unità. Quindi secondo noi c'è un problema di fondo. Quindi abbiamo chiamato in causa anche la committente, la Versalis, perché la Versalis ci deve essere garantista che questi lavoratori possano continuare a operare nello stesso sito dove hanno lavorato per circa 30 anni.